Allora, la prima cosa è il peso delle parole e io per peso delle parole però intendo due aspetti della questione. La prima è il peso delle parole altrui e quindi il male che ci fanno, no, quando ci dileggiano, tra virgolette, per il nostro corpo. La seconda però invece è il peso delle proprie parole, cioè l'importanza che ha designare la propria malattia, il proprio problema con le proprie parole e condividere con le parole, come ha fatto lei nel suo libro, la propria malattia. Quindi questi due aspetti della questione, due parole su quanto è stato terapeutico e quanto in generale terapeutica la parola mia per descrivere il mio problema. Allora, diciamo così, a Matilde vengono dette delle cose terribili fin da quando è bambina, ingorda, bulica, cose anche di cui lei non sa neanche che cosa significano, però sa che sono violente per la violenza con cui le vengono dette. Poi c'è anche quando le viene detto cretina e come vezzeggiativo e invece non è un vezzeggiativo. Però ti devo dire che anche se a Matilde vengono dette anche poi da grande delle cose terribili, a me sono state dette delle cose terribili, sai qual è la cosa peggiore? È lo sguardo, è il come ti guardano, è il come ti guardano come se fossi un mostro, è dallo sguardo che tu fuggi, non è solo dalle parole, lo sguardo fa più male di quando dicono, a me per esempio avevano detto, che le persone grasse dovevano stare da Auschwitz perché da Auschwitz nessuno è uscito obeso, no? Sono usciti tutti magri, cioè sono morti tutti, tutti magri. Però lo sguardo veramente, quello sguardo di disprezzo, di sconosciuti, perché tu esci per strada e la gente pensa di poterti dire tutto quello che passa per la testa, anche non conoscendoti, e però prima ancora ti sta guardando, lo sguardo fa malissimo. E poi invece tu mi dicevi, le parole sono fondamentali, le parole ci salvano e ecco, tanto in questa storia è dare un nome alle cose. Non a caso, appunto, Matilde ha questa malattia che lei non sa che cos'è, non lo sa nessuno che cos'è. Fino a pochi anni fa, negli Stati Uniti, dove questa malattia è un po' più conosciuta, ma in Italia veramente forse finché ne parlassi io un anno fa ancora di questa cosa, al di fuori, diciamo, del campo medico non si parlava e anche nel campo medico c'erano tante informazioni scorrette. Negli Stati Uniti, questo disturbo alimentare, che si è scoperto poi essere il disturbo alimentare più diffuso al mondo, cioè quasi 3 volte più di anoressia e bulimia insieme, era considerato uno dei disturbi alimentari minori. Sai, nella classificazione ci sono i disturbi alimentari principali, anoressia, bulimia e altri, e poi c'erano questi secondari. Quanto è importante dare il nome alle cose? Il nome alle cose è importantissimo perché è il primo modo per tu curarti. La cura viene soltanto se dai il nome alle cose. Ma per esempio negli Stati Uniti, dove non ti puoi curare se non hai un'assicurazione, lo sai che quando questo disturbo non veniva riconosciuto per quello che è, quindi un disturbo alimentare davvero principale, non veniva retribuito, cioè la cura non veniva risarcita dall'assicurazione. Quindi c'erano tutte queste persone, milioni di persone, che non potevano curarsi perché questo disturbo non veniva riconosciuto come un disturbo che affliggeva tantissime persone. E quindi le assicurazioni non lo coprivano. Quindi era una specie di doppia beffa. E soltanto veramente negli ultimi 5 anni si è deciso di classificare questo disturbo come uno dei disturbi più. E qui in questo romanzo veramente le parole, ecco, diciamo così, le parole sono quelle che ti fanno annegare, anche che contribuiscono, le parole sono quelle che ti dannano, ma le parole sono anche quelle che ti salvano, perché dalla parola poi inizia la cura. Proprio questo intendevo, grazie mille. La seconda domanda è questa. Noi ci siamo concentrati molto su, la sofferenza di chi prova la malattia, no? E quindi chi la sperimenta. Diciamo due parole, se le va, sulla sofferenza che invece la malattia, cioè come la malattia si ripercuote sugli altri. Io mi sono trovata ad essere spettatrice della malattia invece, no? Ecco, anche se poi in qualche misura naturalmente le ripercussioni le ho avute anche io.
Ed è stato devastante per me, cioè devo dire che forse è una delle esperienze più brutte che io abbia mai vissuto in questa breve vita, insomma, che mi sono trovata a vivere. E allora, due parole su questo, cioè sulle ripercussioni sugli altri del disturbo alimentare. Pronto? Ok. Non è stata la mia esperienza perché appunto, o quella di Matilde, perché appunto Matilde vive in una famiglia di genitori ignari, così protesi verso dare un futuro economico di studio alla figlia che poi non capiscono, non leggono i segnali d'aiuto quotidiani. Quindi io mi sono trovata in una famiglia particolare, ho raccontato quello. Certo, invece, diciamo, le famiglie più normali, dove succedono normali, poi nessuna famiglia è normale, cosa Matilde dice, che cosa vuol dire normale? È devastante davvero, è devastante vedere il corpo di tua figlia che si assottiglia, fino a scomparire, e tu non ci puoi fare niente, perché più tu dici, qualsiasi cosa dici, ecco, c'è anche questa cosa, l'istigazione. Quando Matilde comincia a dimagrire, perché Matilde non riesce più a fermarsi? Quando comincia a dimagrire tutti le dicono, ah, ma come stai bene? E lì chiaramente è un modo per. E poi quando cominciano a dirle che sta male, lei è come se fraintendesse questo messaggio e dice, sicuramente se sono più magra ancora starò ancora meglio. Cioè c'è sempre questa, quindi c'è anche questa paura da fuori a non sapere come avvicinarsi a questa persona. Chiaramente per dei genitori deve essere estremamente vessante. Penso che vedere scomparire, ecco, sapere che non funziona. Quando poi tu, perché poi i genitori cosa vogliono? Le mamme, a parte la mia, poi in generale le mamme italiane, no? Mangia, mai mangiato, torni a casa da scuola e ti preparo da mangiare, eccetera. Però le mamme sono questo, sapere che quella cosa che i genitori possono fare per te non funziona, cioè sapere che non risolverò il tuo disturbo alimentare, magari anzi lo peggiorerò se ti obbligo a divorare un piatto di pasta che non serve a niente, perché quello che deve cambiare qui, certo è devastante per dei genitori, e tantissimi genitori, non è che ci sono genitori medici, a parte che appunto, come ti stavo dicendo, la medicina purtroppo con i disturbi alimentari, soprattutto per quanto riguarda il disturbo abusato incontrollato, ha molto sbagliato, perché continua a confonderlo con l'obesità. L'obesità è soltanto un sintomo, è una conseguenza, si è obesi per tanti motivi, il disturbo alimentare è uno di questi soltanto. Grazie mille. Un paio di cose, le ultime. A me è piaciuto il libro perché mette in luce i due aspetti del disturbo alimentare, cioè quello sociale e quello personale. È vero che noi abbiamo lo sguardo giudicante della società che sempre, tutti i giorni, no, noi andiamo a scuola, ci dobbiamo vestire in un certo modo perché va di moda mettersi le scarpe così, e questo io sono d'accordo e in dubbio. Però il disturbo alimentare nasce in realtà, da un, come diceva lei, da una fame di amore. Quindi vorrei sapere, nel suo caso e in generale, se riusciamo a fare un'astrazione, cos'è che prevale? Cioè, in quale misura scatta questo meccanismo di dire io mangio o non mangio? È perché gli altri mi guardano o perché sono io che non tollero lo sguardo di me stessa nei miei confronti? Non so se è chiaro. Ma io direi che nessuna di queste due cose causa il disturbo alimentare. Sicuramente va a incidere su una situazione che già c'è. Il disturbo alimentare non nasce da quello che ti dicono gli altri, nasce sicuramente da dentro di te. E questo è vero per tutti i tipi di disturbi alimentari, cioè è chiaro che a Matilde, che già sta così male, quello che dicevo era, Matilde sta già così male che poi lei proprio non riesce a reggere quando poi apre la porta e va fuori di casa e le vomitano addosso tutte queste cose, è un peso troppo grande, però non è quello. Anche se ci sono invece delle cose che possiamo dire a livello per esempio di studi, c'è uno studio molto interessante che dice che chi è soggetto a fat shaming, cioè a discriminazione verso le persone grasse, è 2,5 volte più a rischio di ingrassare ulteriormente e notevolmente. Quindi le parole si fanno male. In certi casi, appunto, gli studiosi hanno individuato che proprio il fat shaming, la discriminazione verso le persone grasse, è uno dei motori
dell'obesità. Però è uno dei motori dell'obesità. Il disturbo alimentare è un'altra cosa, il disturbo alimentare è sempre mentale. È qui che io devo curare, che sia anoressia, che sia bulimia, che sia binge eating, è qui. Non hai fame di cibo, il cibo è sempre uno strumento per qualche altra cosa, quello che dicono sempre i disturbi alimentari, che sia fame d'amore. Poi vabbè, ci sono tutte quelle cose. Per esempio, nel mio libro parlo molto di perfezionismo, perché è un tratto associato moltissimo. Ecco, per esempio, io poco fa dicevo di disturbo delle buffate incontrollate non si parla mai. Bene, però si parla malissimo, si parla però sempre male dell'anoressia, no? Abbiamo parlato dell'anoressia malissimo perché ne abbiamo parlato come stile di vita, l'abbiamo vista sempre con un po' di benevolenza, no? Ah, vuole essere una modella, è una dark lady. E poi anche se tu fai letteratura, insomma, se ti piace la letteratura, pensa a tutte le... per esempio, ieri ha vinto il Nobel Louise Gluck. Louise Gluck da ragazza è stata anoressica e tanta di questa cosa si riversa nelle sue poesie, ma sono state anoressiche Sylvia Plath, Anne Sexton, Virginia Woolf, sono tantissime, ecco. C'è questa, diciamo, etereità estetica dell'anoressia, ecco, ci si è fermati a quello e quindi si è pensato, visto che poi anche la moda ci diceva delle cose, l'altro giorno è capitato, insomma, di commentare la copertina di Vanity Fair con Vanessa Incontrada, io ho detto, certo che vi sembra una cosa rivoluzionaria, ma per voi che ci avete propinato per 30 anni le taglie 34, allora sì, certo che una 44 vi sembra rivoluzionaria, però non ha niente di rivoluzionario, è così. Non so adesso da dove siamo partiti, però insomma... No, è vero, infatti sarebbe stata la prossima domanda a cui mi ha risposto Vanessa Incontrada, perché... quello penso. L'ultima cosa, solo una piccola osservazione sulla copertina, che è meravigliosa, l'ho interpretata così. È la testa questa, sono i capelli, sì, no? Però è la testa, è il flusso dei pensieri, giusto? Sì, c'era un'altra copertina che... C'era un'altra copertina che stavamo studiando, però alla fine questa qui, c'era questa copertina che era una persona più ancora curva su se stessa, che comunicava tutto questo dolore, però ecco, siccome in questo libro, come hai detto bene tu, poi alla fine è un libro di salvezza, Matilde in qualche modo si salva, lì fa vedere che c'è tutto questo dolore, sì, però c'è anche una mente che funziona. C'è il cervello di Matilde e ci sono delle cose che avvengono, ecco, è un fiume in piena Matilde, quel rosso è così, insomma, ecco, fa vedere che non c'è un atteggiamento solo di stordimento al dolore, ma c'è anche un qualche cosa che si muove comunque dentro la testa di Matilde, quello sì, hai. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie Bianca.